A Urbania, nelle Marche, la natura ha giocato uno strano scherzo al destino. Per un caso singolare, i corpi di 12 uomini e di 6 donne sfidano da 4 secoli le leggi della natura. 18 mummie fissate nel tempo, 18 persone ci raccontano la loro storia in una sorta di eterno presente. Giuseppe Ducci è il loro angelo custode da circa 40 anni. Solo lui conosce tutti i segreti delle mummie. I morti venivano sepolti nelle chiese perché prima non esistevano i cimiteri. E le chiese servivano da culto e da cimitero. Il capo delle mummie là, lui è il segretario là. Questo, Matuszek. Sì, sì, è lui il custode. Fa parte delle mummie. In paese lo chiamano Matuszek, come un antico egizio. Con lui entriamo nella chiesa della Compagnia della Buona Morte. Esattamente, si chiamava la Confraternita di San Giovanni Decollato detta della Morte, che avevano il compito di seppellire i condannati a morte, i poveri, gli emarginati, gli epidemici, più raccogli, gli handicappati e tenerli con loro fino alla morte. Le mummie scoperte 2 secoli fa vengono esposte nella cripta dietro l'altare maggiore, ma senza il lavoro di Matuszek, oggi si potrebbero contemplare solo attraverso 2 piccole grate. Sono corpi di persone comuni che la loro morte risale dall'inizio del 1600 alla fine del 1700. Lui le ha valorizzate e rese presentabili. Vincenzo Piccini fu il priore della confraternita nel periodo di Napoleone, nell'editto di Saint-Cloud. I cimiteri fuori le mura per questioni di igiene. Nella vita privata era medico farmacista. Quando sono venuti alla luce questi corpi, ha chiesto alle autorità civili e sanitarie se poteva conservarli qui dentro in memoria e gliel'hanno concesso. Quando sono venuti alla luce questi corpi interi, questo ha esclamato: non è possibile, i miei predecessori hanno fatto delle alchimie, cioè hanno trattato i corpi. Lui talmente convinto che questi corpi fossero stati trattati che lui nella sua farmacia si è messo a studiare delle forme degli intrugli quando è morto, è stato trattato con le sue sostanze. Questi due sono la moglie e il figlio del priore. Anche loro sono stati trattati artificialmente con la formula che hanno trattato lui. Ma la pozione funziona a metà. Il farmacista e i suoi cari non si conservano bene come le altre mummie e i corpi sono molto più bianchi. Questo è un fenomeno di mummificazione naturale. Sono 6 femmine e 12 maschi. La conservazione delle mummie, organi e apparati interni compresi, si deve alle condizioni climatiche e geologiche di Urbania, che hanno prodotto una disidratazione dei tessuti, una areazione costante dei corpi, protetti successivamente da muschi, funghi e lieviti naturali. Facciamo il raffronto: quella è morta per mancanza di proteine animali, cioè non mangiavano la carne e morivano presto. Questo è morto perché mangiava troppa carne, è morto per eccesso di colesterolo. Questo è un uomo che è stato sepolto creduto morto. Questa smorfia si chiama il ghigno sardonico, il ghigno del terrore, della pazzia. Peggio di così non gli poteva andare. Giuseppe Ducci ha dedicato 40 anni di vita a 4 secoli di corpi. E a Urbania tutti sanno... Le ha salvate lui, se non era lui non c'erano più le mummie. Che devono molto al lavoro di Matuszek. La Chiesa dei Morti rappresenta per noi una grande potenzialità di attrazione per oltre 35.000 turisti ogni anno, 18.000 dei quali scelgono proprio la Chiesa dei Morti. Questi 18 corpi attirano migliaia di persone e ci permettono di far conoscere le bellezze paesaggistiche, artistiche e enogastronomiche della nostra città. Devo chiudere questa teca.